forse è nata a scuola. Ho sempre avuto così una penna facile, dicevano i miei insegnanti, perché hai voglia di descrivere delle cose, perché ti sembra di vederle in modo diverso da come fanno le persone vicino a te. Poi fai dei collegamenti probabilmente che altri non fanno. E questi collegamenti che fai la gente li reputa interessanti, di conseguenza scrivere. Poi perché si creano i mondi scrivendo, non credo di intravedere così, una soddisfazione più grande di quella di creare un mondo. La musica jazz. Io suono il pianoforte e ogni tanto mi diletto con un paio di altri amici miei e una cantante a fare un po' di jazz. E l'ispirazione non si trae nel mio caso, perché il mio libro descrive i fatti che sono intercorsi in Italia e in buona parte d'Europa tra il 26 luglio del 1943 e il 12 settembre. Non c'è fiction, non c'è invenzione, sono tutti fatti veri, quindi l'ispirazione è quella di raccontarli in un modo romanzesco che sia fruibile un po' da tutti, perché quella parte di storia è complicata, viene studiata poco a scuola, poco all'università e quindi di conseguenza noi la conosciamo poco.